Ancora un cordiale buonasera, una campagna elettorale, quella che sta vivendo la città di Mazara del Vallo, che è entrata davvero nel vivo già da qualche giorno. Il prossimo 25 maggio tutti i cittadini mazaresi saranno chiamati alle urne per la rielezione del Consiglio Comunale e del Sindaco della città, oltre che per l'elezione del Parlamento europeo. In questo spazio autogestito ho il piacere di avere qui accanto a me la dottoressa Stefania Marascia. Buonasera. Buonasera, signora Marascia, lei è un'insegnante di sostegno nella vita che ha deciso di candidarsi nella lista Liberi a sostegno del sindaco Nicola Cristaldi alle prossime elezioni amministrative della città. Io comincerei proprio con la domanda tipica o la domanda di rito: perché ha deciso di candidarsi, perché ha deciso di farlo con la lista Liberi a sostegno del sindaco Nicola Cristaldi? Assolutamente sì, la ringrazio per avermi posto questa, diciamo, questa domanda, questo quesito. Allora, perché? Perché non si può rimanere lontano da quello che è considerato la politica per la nostra città, perché al contrario di tutto quello che si pensa, la politica fa parte di noi, è parte intrinseca del nostro essere, della nostra vita, in tutte le sue sfaccettature. Quindi non si può rimanere fuori da questo ambito e non si può nemmeno dire oppure agli altri di rappresentarci. Per cui io sono scesa oggi in campo, accanto ovviamente al presidente Cristaldi, perché mi convince innanzitutto il programma del presidente Cristaldi. In questi 5 anni mi ha assolutamente convinto e io veramente ho diciamo, guardato con grande attenzione quello che è stato fatto a Mazara del Vallo. Ma mi convince ancora di più il fatto, innanzitutto, di poterlo riconfermare come sindaco per la nostra città e quindi io mi sono messa in gioco al 100% con la mia persona. E inoltre, il fatto di candidarsi in consiglio comunale ovviamente è per tutti quanti un'occasione importante. Perché? Perché il fatto di far parte della vita amministrativa è veramente importante al 100% sia per noi che per tutte quelle diciamo, persone che credono nel progetto e che credono in noi. Il fatto è che appunto noi dobbiamo prendere parte e contribuire a operare delle scelte per la nostra città. Il Consiglio Comunale è il cuore, diciamo, della politica, per cui ha un ruolo innanzitutto importantissimo di sviluppo e di controllo e poi approva tutti questi atti fondamentali che servono per lo sviluppo della città. Quindi prendere parte al Consiglio Comunale richiede anche una competenza che tu devi avere. Non è semplice, non tanto diventare consigliere comunale, perché avendo delle persone che ti stimano, delle persone che appoggiano la tua candidatura, puoi sicuramente arrivare in consiglio comunale. Però bisogna conoscere il ruolo del consigliere comunale, che è cosa ben diversa. E il fatto che purtroppo, voglio dire, tra virgolette, non sempre si sposa la competenza con il ruolo del consigliere, questo ovviamente blocca la macchina amministrativa, quindi fa in modo che non vengano approvate determinate situazioni oppure determinate cose che vengono, per, appunto, che vengono diciamo, messe in atto per lo sviluppo della nostra città. Per cui quello che penso io, e io mi sono messa in gioco da questo punto di vista, il ruolo del consigliere comunale deve essere fatto con competenza, coinvolgendo quelle persone che ti stimano, che pensano che tu possa essere lì per rappresentare anche loro. Perché quello che penso io, innanzitutto, che non sono pacchetti di voti le persone da spostare da un punto all'altro. Perché, per esempio, io non dico mai io ho tot voti. Scusate, tot voti, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Io ho, diciamo, la stima, l'appoggio di tutte quelle, diciamo, persone che vogliono che io possa essere lì in consiglio per avere per loro un ruolo assolutamente rappresentativo. E questo per me, appunto, è una cosa di massima,
come una, diciamo, punta di orgoglio, esatto, diciamo, bravissimo, questo... bravissimo, una punta di orgoglio che si vive anche con una grande emozione, perché è chiaro che se tu in quel momento parli con la gente ed è appunto un momento per tutti abbastanza difficile da un punto di vista veramente economico, per tutti quanti difficile, tu parli e in quel momento chiedi loro di dare la loro fiducia e porla in te, per cui anche questo fa parte, voglio dire, dell'emozione. Per me nulla è, diciamo, scontato, non è nulla scontato, tutto quello che ogni giorno io aggiungo per me è veramente un valore per la mia candidatura, che vivo assolutamente in questi termini. Ecco, girando per la città sicuramente avrà avuto modo di tastare un po' il polso della situazione, come si dice in gergo. Che sensazioni ha lei riguardo a questa campagna elettorale? È ottimista e fiduciosa? Io sì, assolutamente sì, perché vedo il progetto del sindaco Cristaldi, dell'onorevole, crescere veramente ogni giorno di più. E il fatto è che tutto quello che è stato fatto in questi 5 anni, con quel poco di risorse, perché noi dobbiamo sempre pensare che purtroppo da un punto di vista tecnico vengono sempre meno queste risorse. Per cui con tutto quello che c'era è stato fatto il possibile ed è stato fatto anche l'impossibile. Il fatto che giustamente Mazara non è più la stessa di 5 anni fa, e sfido chiunque a dire che veramente non è, diciamo così, perché 5 anni fa sicuramente non potevi fare una passeggiata sul lungomare, perché non era assolutamente possibile e praticabile. Non potevi fare il giro nel centro storico, perché era veramente una zona off limits, e così, diciamo, tante altre cose e tante altre situazioni. Quindi il volto sicuramente di Mazara non è più quello che era di 5 anni fa, e oggi penso che il progetto del sindaco vada assolutamente rivalutato e veramente messo nuovamente appunto deve essere assolutamente un progetto vincente per la città di Mazara del Vallo. Penso che meglio di come è stato fatto in questi 5 anni non poteva essere fatto dall'onorevole Cristaldi, che è una persona che io stimo, perché veramente ha quel quid in più che gli fa, diciamo, vedere le cose non come uno sviluppo che potrebbe essere quello di qualsiasi altra città, ma dà quel quid in più che rende veramente Mazara al passo con tutto quello che può essere una eventuale, diciamo, progettazione a livello veramente europeo. Per cui io sposo assolutamente il progetto del sindaco Cristaldi e penso che meglio di questo progetto io assolutamente non ne ho visti in questo momento. Ecco, nel suo ricco curriculum lei annovera, oltre una laurea in scienze della formazione, anche una laurea in scienze motorie. Fra l'altro, parlando poc'anzi, mi diceva che c'è un tema che particolarmente le sta a cuore, ed è quello dell'ambito sportivo. Cosa bisogna fare, secondo lei, durante i prossimi 5 anni per incentivare maggiormente questo ambito? Assolutamente sì. Allora, questo è veramente un tema che a me tocca veramente da vicino e piace parlare di questo punto. Intanto perché io, sin da quando ero piccola, sono cresciuta sempre con pane e sport, come si diceva prima, una volta, passando dalla ginnastica ritmica al nuoto, alla, diciamo, danza, voglio dire tutto quello che poteva essere lo sport. E, certo, c'è tanto, tanto veramente da fare. Perché dobbiamo innanzitutto riappropriarci del nostro palazzetto dello sport, e questo so che già si sta facendo con dei finanziamenti ad hoc per fare veramente del palazzetto dello sport una cittadella dello sport a tutti gli effetti, perché mi ricordo io negli anni 80, quando è stata fatta l'inaugurazione di questo piccolo gioiello nella provincia di Trapani, era veramente un nostro fiore all'occhiello. Purtroppo poi, come si fanno queste cose, devono essere mantenute nel tempo, e purtroppo questo
negli ultimi tempi non è stato fatto, per cui è stato un po' abbandonato da un punto di vista proprio logistico. Per cui questa città dello sport la facciamo crescere e vivere, avremo sicuramente le chance per rientrare sia nel, diciamo, circuito internazionale che nel circuito nazionale. Per cui io spero veramente tanto che questo si possa realizzare fermamente. Ecco, direi che le idee sono abbastanza chiare, almeno sotto questo punto di vista. Io adesso le vorrei chiedere perché il 25 maggio gli elettori mazzaresi dovrebbero barrare la lista Liberi, il nome Nicola Cristaldi come prossimo sindaco della città di Mazara del Vallo, e soprattutto perché dovrebbero scrivere a fianco nello spazietto Stefania Marascia. Questa è una bella, bellissima domanda che mi dà un carico di responsabilità, perché è come se io devo dire giustamente dovete votarmi perché so fare questo, so fare l'altro, sono competente. E allora, siccome sono una persona molto semplice nel mio fare, io dico semplicemente che chiunque si ritrovi in me, che chiunque voglia veramente affidarmi il ruolo di consigliere comunale con quello che sono le mie competenze, io sarò fiera veramente di rappresentare chiunque voglia far parte del progetto. Perché il fatto di dire dovete assolutamente votare per me, per quello e quell'altro, non fa parte del mio costume e del mio modo di dire. Però io voglio dire che faccio parte di un gruppo, di cui c'è anche il consigliere uscente comunale Vito Gancitano, e facciamo parte dello stesso gruppo, perché io penso che soli non si va da nessuna parte. Un progetto che accoglie veramente più persone insieme con lo stesso scopo diventa allora un progetto vincente. Per cui io spero di esserci il 26 sera, quando ci sarà lo spoglio per il consigliere comunale, di essere fra i consiglieri veramente che in questi 5 anni potrà al meglio come posso dire rappresentare la città di Mazara. E questo veramente tutti quelli che vorranno dare a noi io veramente mi sento di ringraziarli con tutto il cuore, veramente, anche se voglio dire è così un appello molto, però è questo quello che io sento, io sono così, per cui non potrei trovare altre parole. Perfetto, benissimo. Siamo davvero ai titoli di coda di questo spazio elettorale autogestito in cui abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio la dottoressa Stefania Marascia, candidata il prossimo 25 maggio alle elezioni amministrative nel comune di Mazara del Vallo con la lista Liberi. Bene, io vado a ringraziare la dottoressa Marascia per essere stata con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima. Buona serata.